Ciao ragazzi di 4Gamers, ho la fortuna di incontrare Sabaku qui a Etna Comics. Cercherò di fargli delle domande profonde. Più che altro non voglio parlare di un gioco o dell'altro, okay. Perché io adoro tantissimo la tua capacità di comunicare. È una delle cose che mi affascina di più. Cioè tu riesci a parlare di argomenti videoludici che magari più trattano in modo, diciamo, superficiale o, diciamo, discostante, e trasformarle in una vera e propria arte. Addirittura. Sì, secondo me sì. Allora, le domande che ti farò saranno principalmente su quello che secondo te è il mondo videoludico adesso, soprattutto in Italia. Cosa ne pensi? Quali potrebbero essere secondo te gli sviluppi futuri, anche parlando per esempio di realtà aumentata, di VR, e soprattutto parlando anche a livello emotivo, come i giochi si stanno evolvendo, se secondo te sono sempre più efficaci oppure se ci sono delle falle? No, beh. C'è una percezione tristemente sbagliata in Italia, che io continuo ad avere anch'io fallata, ok? Nel senso che si parla tantissimo di videogiochi, c'è internet, Italia, eccetera, tutti che parlano del videogioco, giocano, ci sono community, si parla, e tutti comprano GameStop, riviste, cose, riviste online, esclusive. In realtà il nostro mercato è una caccola schifosa che tutti odiano nel mondo. Cioè, questa è una cosa che mi fa malissimo, perché io ho avuto fino ad oggi praticamente la percezione di essere uno dei mercati più importanti d'Europa. Poi ho visto che non è fatto così. Ed è stato cascare veramente dal vero, perché sembra che... è vero che ti circondi di persone che amano la tua stessa passione, ma è tragica l'Italia con i numeri. E questa è una cosa incredibile, nonostante tutto. Ora, oltre a questo, con studiar, metà, metà, eccetera, a sorridere, perché in realtà ha il potenziale di essere molto più che lo streaming, eccetera. A livello di game design, non di fruizione, ovviamente la realtà virtuale sarà il futuro. Il problema è che siamo esseri mortali. E quindi è un po' un problema, perché noi siamo abituati, probabilmente la cosa pericolosa e tragica del nostro limite umano è che potremmo non apprezzare quando accadrà, perché saremo troppo grandi. Potrebbe accadere prima della nostra morte, ma noi saremo troppo anziani per apprezzarlo, perché abbiamo dei ricordi, una certa cultura, e non capiremo, cioè capiremo il potenziale, ma dipende quando saremo rincoglioniti. Perché poi a cosa mi riferisco? Scompariranno i televisori. Ah sì, molto probabile. Cioè ci vorrà molto tempo. Dovremmo arrivare al 16K o all'8K e allora, poi... Volendo pensare in modo, diciamo, futuristico, magari impianti nell'iride o così. Quello ci sarà prima la distopia. Nel senso che prima che l'essere umano accetti volontariamente di farsi innestare qualcosa, è molto delicato. Però al di là di questo, il VR diventerà leggero come questi occhiali. Ma soprattutto, lo step successivo ancora sarà l'ologramma. E ovviamente l'idea di passare per queste evoluzioni creerà inizialmente, come sta avvenendo adesso col VR, videogiochi molto touch demo, molto semplici, con poco coraggio, eccetera, eccetera. Questa cosa un po' mi dà fastidio, se devo essere sincero, perché non investono un po' di più sotto questo punto di vista? Perché viviamo in un mondo oggigiorno nel quale purtroppo i costi sono a un punto tale in cui se fallisci muori. No, è questo il brutto, nel senso che un tempo potevi buttarti, fallire e riprovare. Adesso, se fai un blur o se fallisci con Darksiders, crolli. Ti volevo chiedere una cosa. Oggi siamo stati a vedere la conferenza di Giancarlo Esposito, che ci ha dato un piccolo scoop, piccolissimo, non so se lo sai, ma sta per uscire il gioco di Breaking Bad. Tu cosa ne pensi? Sei un fan della serie, ti può piacere? Ecco. Però, in realtà, se me l'avessi chiesto negli anni 90 sarei esploso a ridere in un pianto isterico, anche se non avessi visto Breaking Bad. È vero che esiste GoldenEye, è vero che esistono videogiochi pazzeschi anche degli anni 90 e 2000 in cui il tie-in era una bomba, ma erano... che sorpresa! Invece adesso che è successo il contrario, in cui il cinema cerca di fare tie-in del videogioco, mentre i tie-in di Rudy ci sono di un certo valore, non a caso adesso Square Enix presenterà Avengers Project eccetera, ben venga, nel senso che potrebbe essere parte invece legata al tie-in e non al VR dell'investimento necessario di cui parlavi, perché nell'istante nel quale investi con personalità interessanti e non fai la cosa che deve uscire la settimana dopo il film e quindi fai una crocco di design copiati da altri videogiochi, lo butti con una faccia texturizzata sopra, viviamo nel mondo di Rocksteady e vediamo nel mondo della Telltale, che comunque sì, è annegata nella sua monotonia, però quando faceva le bombe erano bombe vere. Non avendo seguito la serie e conoscendo soltanto la sinossi, non so come crearti un videogioco. Potrebbe essere appunto molto narrativo, però se hai l'infrastruttura necessaria della modernità, in cui hai visto che esistono videogiochi tie-in di valore,
quello che mi chiedi, cosa ne pensi? Sono contento. O meglio, ho speranza. Un tempo non io penso che potrà uscire qualcosa di davvero molto interessante, sicuramente. Ultima cosa che ti chiedo e ti lascio andare perché so che sei molto impegnato. Come si diventa Sabaku? Qual è il percorso che ti ha portato a essere quello che sei? Allora, se parliamo di questo universo, quindi se parliamo dell'universo videoludico, come si diventa me? Il fatto è questo, che è una cosa simpatica, nel senso che quando io ho aperto il canale, ho potuto aprire solo quanto ho avuto una connessione satellitare, altrimenti avrei aperto prima, e poi c'è sempre la domanda fatidica che ti chiedi, ossia, ma se lo avessi aperto come le persone normali, quando avrei potuto farlo con la volontà di farlo, e non quando invece ho potuto farlo con i mezzi di farlo, comunque schifosi, ma l'ho fatto, io non dubbio, no? E tu devi essere abbastanza bravo da illuderti, che dici, no, se l'avessi aperto subito, magari non sarei minimamente dove sono adesso, perché avrei avuto una testa leggermente diversa e quindi nessuno mi avrebbe cagato, no? Tra virgolette. Oppure avrei uno zero in più. E in tutto, no? Dal conto corrente a YouTube. E lì dici, io so che in realtà è così, perché appunto la tua domanda si risponde, cioè il mio cinico lo sa che è così, perché io non ho cominciato a studiare il videogioco e a parlare di videogiochi in maniera più complessa, perché ho visto che la gente mi ascoltava, quindi avrei potuto metterci bocca sopra. E io, quando appena ho imparato a scrivere, proprio da bambino, avevo i blocchetti note, quelli grossi così, e sul letto scrivevo delle guide mentali sulla trama di Silent Hill, eccetera, e poi le sbattevo in faccia a mia madre che doveva leggerle per forza, perché altrimenti piangevo, ero triste. E quindi fai quello, poi ti sposti, fai altro, ci cresci intorno, aumenti, cioè a me interessava molto, la differenza di molti miei amici, eccetera, capire come funzionava il videogioco, come i bambini che smontano le cose che rompono, io andavo a cercare, infatti mi interessavano molto di più inizialmente le interviste, gli speciali, che non le recensioni lette prima. E quindi sono arrivato al punto in cui finalmente avrò il canale. E quindi avevo già l'idea di... Quindi sei sempre stato Sabaku. Sì, esatto. La morale è che Sabaku non si diventa, ma ci si è. Grazie. Grande Sabaku, lo ringraziamo. Se fai il piacere di fare un saluto a 4Gamers. Ciao ragazzi. Grande.